E salve a tutti quanti, io sono Terranas e benvenuti e bentornati su YouTubers Live. Mamma mia, ho 150.000 iscritti, sto facendo big money a nastro. Sono prontissimo per fare una marea di soldi. Devo farne veramente tanti, considerato che sono messo veramente male ancora. Ok, ho pagato le spese mensili, perfetto così. Allora, io devo spostarmi nella nuova casa, questo manca poco, però la cosa che volevo andare nella nuova casa nel momento in cui effettivamente ero proprio pronto per fare qualcosa. Ah, il game si congela, non canto, non è che sono... No, per fa' assolutamente. In pratica devo avere abbastanza soldi perché mi pare che sia $320 al mese. È una cosa che vorrei evitare problemi sul lungo termine. Non vorrei arrivare lì e dire, oh, guarda che bello, però poi devi essere pieno di debiti. No, assolutamente cosa che voglio evitare. Quindi con calma ci mettiamo via prima i nostri soldi da parte, poi passiamo alla casa successiva. Oh cavolo, state connecting a Little House. Boh, facciamo un commento. Non lo so, non sapevo che cosa mettere. Non sapevo davvero che cosa mettere. Ero in panico. You leveled up singing comment. Vai vecchio, vai, canta come se non ci fosse un domani. Ti prego, dammi un outro semplicissima. Ti prego, dammi un outro semplicissima. Sì. Oh, che culo! Me ne è rimasto uno! Mi è rimasto un punto! No, ah, cavolo. Su, per un singolo punto il montaggio non è perfetto. Maledizione. In processing, nuovo record per qualità di video e di editing. Mamma mia, mamma mia. Nutriti, robe. Allora, ho ancora le insalate. Per fortuna posso almeno posso mangiare sano. Siamo ad aprile, cioè tipo il cellulare ti arriva a settembre. A quello che ricordo. Vi ricordate che tipo nei primi episodi si discuteva di avere un cellulare? Arriva a settembre, quindi ciaone, ce n'è di tempo. Dovrei prendermi delle console. È vero, io devo prendermi delle console. Allora, aspetta. No, go shopping, devo fare shopping. E il PC si sta rompendo, maledizione. Prendo questa, bella nuova. Perfetto, ho la nuova console. Tanto qua faccio riparare e... Sapete cosa? Inizio un corso per basic computer knowledge, così che posso cominciare a riparare il PC. Quindi lo mandiamo un po' a studiare. Tanto lui ripara il PC, va benissimo così. Intanto questo... Mamma mia, quel video, quanti soldi sta facendo. Devo comprare un gioco per la Zbox. Allora, devo comprare un gioco per la console nuova. Se no, cioè, ce l'ho e non ho la console. Allora, ci sarà qualcosa di decente di nuovo. Il 30 marzo è uscito questo. Il 1 aprile, il 3 aprile. Questo mi sembra interessare. No, non andiamo a fare party. Devo lavorare. Allora, devo fare un paio di video. È uscito il 3 aprile, dai, facciamo un video su questo. E nel mentre facciamo un video nuovo. Ok, facciamo un video nuovo. Lo facciamo su Good for War. Vai. Un bel gameplay, tranquillo, buono così. C'era qualcuno che nei commenti mi aveva detto che dovevo mettere il microfono in un monodirezionale, che è sbagliato perché mi riduce il valore del sound iniziale. Intro con gli effetti, vai. È arrivato anche il gioco nuovo, perfetto. Game tutorial, celebratory screen, boacab. Così, a caso. Sono felice, c'è il tutorial! No, metto un funny comment. Ho già consumato tipo tutta la barra dell'energia. Singing comment, vai. Si sta divertendo. Oh, alle console si diverte sempre come un pazzo il mio personaggio. È una cosa fantastica. È tremendo, sta andando di merda sto video. Oh, mamma mia, che schifezza che uscirà fuori. Uscirà fuori una schifezza in focale. Allora, e poi... chiude. Ah, guarda che però l'editing è perfetto. Cioè... a discapito di quanto sia merdoso effettivamente il video, l'editing è perfetto. Bello, ho perso iscritti perché sono stato carino con una persona. What the fuck. Talento nuovo. Quindi sono ho livellato. Ho preso nuovi oggetti da praticamente ovunque. Oh, bene. Talento. Le walkthrough non mi piacciono. Questo sì, invece, mi interessa come talento. Interessante. Allora, lo facciamo dormire, lo facciamo mangiare e poi... Intanto adesso deve fare il coso. Deve caricare questo video. Quindi con calma. C'è tempo. E al massimo lo mettiamo un attimo a studiare, visto che deve almeno imparare a ripararsi un pochino il PC da solo. Perché poi magari si scopre che tipo il mio PC non è che effettivamente era rotto, ma tipo andava in blue screen of death o cagate del genere. Allora, è uscito questo. Questo qua è uscito da pochissimo, quindi posso fare le prime impressioni. E bene così, vai. Prime impressioni del vegetariano biblico. Cioè, che titolo, ragazzi. Funny greeting, vai. Oh, per questo video sono carichissimo. Merda, infatti. Non posso finirlo, maledizione. In effetti questo video dovrei... No, non lo promuovo? Nah, ormai è troppo tardi. Unlucky. Allora, non c'è un finale da questo video, questo è il problema. Miglioriamo un po' l'editing con un fade to black.
Minchia, best video ever. No, 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 aspetta, non andare a programmare. Continua il corso per riparare il PC. Deve almeno imparare a riparare il PC. Più che altro io vorrei cambiare casa e effettivamente avere un pochino delle basi più solide, perché non è esattamente una base solida al momento la mia. Oh, bene, ho imparato a riparare il PC. Meno male, meno male. Almeno quello. Almeno se succedono casini col PC me lo riparo un po' da solo. Allora, per questo devo, cosa devo farci di questo? Devo fare le prime impressioni di questo gioco. Ok, ok, ok. Devo fare le prime impressioni di un gioco che è uscito, eh beh, 2 giorni fa, buono. Buono, un video di un gioco che è uscito 2 giorni fa va benissimo. Scusatemi, ma allora il nome di questo gioco è La grande cospirazione delle scimmie. La grande cospirazione delle scimmie. Tradimento finale. Oddio, bellissimo. No, i titoli che si inventano sti qua sono, cioè, gente malata. Ce la posso fare. Questo qua devo fare un bel video. Basta con queste cose. Ma le relazioni sono per persone deboli. Minchia, 74% per un gioco nuovo. Che triste. E qualcuno mi ha inculato l'account, quindi bello. Divertente. Qua dovrò mangiare a spam il pane perché non ho comprato altro. Ho finito tutto. Madonna, mi sento poveraccia a mangiare pane e acqua. Cioè, manco in prigione ti trattano così male. Porca miseria. Ancora mangiamo perché non ho nient'altro che pane e acqua. Guarda qua, $1,131. Però sembra che vada bene, quindi... Aspetta, ah no, è vero, è quello che ho appena acquistato. È uscito il 4 aprile il gameplay. Vai, let's go. Eh no, sono stupido, mi comincio a dimenticare le cose totalmente. Aspetta, quindi questo qua, una furry stapler vuol dire una pinzatrice pelosa. Pinzatrice pelosa, mamma mia. Devo dire che è ammirevole. La fantasia che hanno per i titoli è veramente ammirevole. Complimenti ai creatori di questo gioco. Perché porca troia, inventarsi delle robe del genere. Cioè, devi essere o molto malato oppure molto preoccupato della tua psiche. Allora, qua non c'è niente. Che schifo. Datemi qualcosa. Oh, vai così. Mi sa che questo qua è quello con la scimmia che spollicia, vero? E infatti, eccola la scimmia che spollicia. Eccola qua la scimmia che spollicia. Mamma mia, sempre comunque scimmie che spolliciano. Ti prego, dammi una bella outro. Ti prego, dammi una bella outro. Oh, per fortuna. Almeno ho utilizzato tutti i punti possibili immaginabili. Downtown Wedding. È uscito, non so che cosa sarebbe, ma ok, adesso sono curioso di provare quel gioco. Il mio PC si sta rompendo nel mentre, se state notando tutte le scintille varie ed eventuali dietro. No, ancora 2 punti, posso mettere ancora l'ad title. Perché non me lo fa mettere? Ah, perché c'ho il PC rotto, probabilmente. Nuovo record per l'editing, mamma mia. Ora che... Do you want to chat? No, ho il PC rotto, devo ripararmelo. Almeno posso ripararmelo da solo, che questa è la cosa più importante. E poi ci spostiamo. Abbiamo abbastanza soldi, decisamente, per andare a una nuova casa. Non... Cazzo, $320 al mese, minchia. Prima di smuovermi nella nuova casa, dovevo decidere che cosa dire al mio coinquilino. Ma sì, dai, vieni con me. Lol. Perché si fanno 2 risate così? Minchia. E l'ho invitato nella mia casa e questo qua, tipo, mi ha anche rifiutato. Ma che pezzo di merda. Come minimo, se gli dicevo di no, mi dava del venduto. 100%. 100%. Tipo, sapete che le classiche persone che, tipo, se le tieni vicine, sei gentile con loro, sono gentili con te. Se invece gli dici, no, guarda, vorrei avere uno spazio mio, allora ti mandano a fanculo. 100% era una persona del genere, il mio coinquilino. Oh, devo trovarmi un collaboratore? Cosa? Ma io non voglio collaborare con le persone. Sono un solitario. Sono sempre stato un lupo solitario. Cos'è questa cosa del collaborare? Non mi piace. Ho fatto sempre tutto da solo. No, aspetta, shoppiamo. Io non sono bravo con le persone. Io poi mi do... non saprei chi scegliere. Allora, guardiamo nella mia lista di amici. Se tipo troviamo qualcuno. Anzi, sapete cosa? Di sicuro andremo a un evento. Prima o poi. Troveremo un altro youtuber decente là. Spero. Lo spero davvero. Perché sennò è grave. Almeno magari trovo qualcuno con un po' di skill. Cioè, almeno quello. Perché sennò... Ciao! Ci muoio dietro a sto gioco. Sapete cosa? Voglio un po' decorarla sta casa. Allora, io direi che ci troviamo decisamente una persona capace di fare qualcosa. E poi decidiamo come fare. Oh, bella, caro! Andiamo a un party? Sì, tanto non ho niente di meglio da fare al momento. Quindi, let's go! Ecco, visto che siamo una festa, magari troviamo qualcuno capace di editare. Allora, guardiamo il profilo. Ma c'è qualcuno capace? Vedete, qua dice professional scripts. Cioè, ma sul serio non c'è nessuno che ha delle capacità di base? Siamo seri? Nessuno! Tutti questi fanno cagare! Vabbè, a questo punto ci prendiamo...
Minchia, $541 al mese? Vai, parliamoci. La convincerò a venire per metà del prezzo, come minimo. Sono sicuro di questa cosa. Minchia, $1517, sì. Parla, parla, parla spam. Dobbiamo farcela talmente amica che questa qua diventa la nostra collaboratrice. Cioè, tipo, lei paga me. Questa tizia deve diventare talmente mia amica che lei vuole lavorare con me. Me la sto lavorando come poche cose. Vai, balliamo, ciccia. Beh, cazzo, però, tra tutte le persone nella sala è l'unica che effettivamente... Minchia, che io sto ballando dentro un'altra tizia tecnicamente. Non si sa, non diventerà gelosa? È l'unica in tutta la sala che sa effettivamente, sai, sa fare qualcosa di editing. È pazzesco. Diventa la classica storia. Ah no, lavorano insieme, poi si innamorano. Ma sta ceppa. Vediamo, vediamo. Però non si sa mai nella vita. Per ora sono cinico e stronzo e faccio no, la sfrutterò. E poi diventerò, come minimo mi si scioglie il cuore. Lo so già. Bene, andiamo a casa. È l'ora di andare a casa a lavorare, che sennò qua nessuno fa i big money. Male, male, male. È andato male il video. Peccato. Promuovilo, va, che sennò va ancora peggio. Allora, un po' di esperienza me la sono fatta. Ragazzi, io direi che chiudiamo qua il video. Che dite? Me la provo a lavorare così che diventa la mia collaboratrice slash coinquilina slash probabile chissà cosa, non si sa. Magari si finirà che si innamora di me e poi io dovrò fare casini e drammi per risolvere il tutto. Di sicuro. Lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Io sono Terence. Bella.